Bene, amici telefono.net, BlackBerry Playbook, un tablet, il device che proviamo oggi, 7 pollici, una dotazione abbastanza scarsa, una pochette in neoprene per proteggerlo quando lo si trasporta, il caricabatterie e il cavo dati. La nostra è la versione da 16 GB. Vediamo un attimo le dimensioni fisiche: 194 mm, 130 per un centimetro esatto di spessore, leggero perché pesa solo 425 grammi. Bello al tatto il posteriore gommato e un display da 7 pollici con una risoluzione 1024x600 pixel. Capacitivo, bello il display. Sistema operativo proprietario QNX per tablet, BlackBerry Tablet OS, lo chiama RIM. Abbiamo una camera anteriore da 3 megapixel, una camera posteriore, eccola qui, da 5 megapixel, poi sotto ingresso uscita micro USB, poi abbiamo la micro HDMI per fare il mirroring sulle TV e la contattiera per un eventuale dock. Sopra accensione, pulsante multimediale e i pulsanti per alzare e abbassare il volume. Manca un flash alla fotocamera. Vediamo come è organizzato il menu. Il menu è organizzato con una pagina che comprende tutti i programmi piuttosto che sottopagine dove possiamo andare a filtrare i vari programmi. La cornice è sensibile al tatto, serve, se scorriamo in basso, per aprire i menu, in questo caso le informazioni. Intanto vi faccio vedere le informazioni del mio tablet. Scusatemi. Mentre quando siamo nei programmi, spostarsi in giù serve per aprire il menu. Spostarsi in su serve nella home per aprire le varie applicazioni, mentre nei programmi per accedere al multitasking. Connettiamo il wifi, la versione 3G non è ancora disponibile, quindi per ora solo versione wifi. Presente l'accelerometro, il bluetooth, il wifi, il giroscopio e il GPS. Funzione principale di questo tablet di BlackBerry è la navigazione internet. Vi spiego perché. Il tab non ha un client nativo di posta elettronica, non ha servizi di messaggistica BlackBerry Messenger, non ha una rubrica e non ha nemmeno un'agenda e un blocco note. Perché questo? È una scelta di BlackBerry, perché questo tablet va usato, se vogliamo usare tutte queste funzioni, con un smartphone della casa canadese. Come vedete, tutti questi punti esclamativi su queste icone servono a dirci che non siamo collegati con un BlackBerry, che non possiamo utilizzare queste funzioni. Per usarle clicchiamo su una funzione, in questo caso il tablet si sta connettendo con il nostro BlackBerry, eccolo qui, 9900, e ora che siamo in bridge ci aprirà la posta piuttosto che ci aprirà i contatti che abbiamo sul BlackBerry, piuttosto che calendario, BlackBerry Messenger, eccetera eccetera eccetera. È una scelta, personalmente non la condivido, perché secondo me un tablet deve servire come sostituto allo smartphone e non come una naturale estensione. Naturale estensione che se ne porta anche i difetti, per esempio i messaggi: non è possibile visualizzare le cartelle IMAP perché il BIS di BlackBerry non prevede questa funzionalità, quindi avremo solamente la cartella principale come visualizzazione. Così come per esempio il browser, ci sono due browser distinti: uno, il browser bridge, che si usa con la connessione BIS del BlackBerry, quindi sfruttando il cellulare andiamo per esempio su telefono.net, sul forum, la pagina del login. Adesso stiamo navigando con la connessione BlackBerry, ma abbiamo un secondo browser, eccolo qua, che è quello che sfrutta il wifi. Peccato che questi due browser non siano in qualche modo collegati, quindi i preferiti che io ho qui nel browser che uso per navigare in wifi non li ho nel browser, questo qua, eccoci qui,
nel browser Bridge, quindi qui ho altri preferiti, altri cookie, insomma due cose separate. Insomma, quando voglio utilizzare la tavoletta non voglio raddoppiare la fatica di riscrivermi tutti i preferiti piuttosto che riscrivermi a tutti i forum. È una cosa abbastanza scomoda. Altra cosa che non mi piace di questa scelta di BlackBerry, il fatto che io devo tenere per forza accesi tutte e due i device quando voglio la parte anche di messaggi, di contatti, di calendario, eccetera, eccetera, con un doppio dispendio di energia. Il senso del tablet per chi come me, per esempio, che lo usa in viaggio piuttosto che in vacanza, è anche quello di far riposare un po' la batteria dello smartphone, e in questo caso non ho questo beneficio, anzi ho doppio consumo perché il Bridge funziona in Bluetooth. Bluetooth che consuma, oltre al fatto che consumi, scusate, la batteria, ha anche il problema che ha una portata limitata, quindi dobbiamo avere il BlackBerry vicino a noi quando andiamo a navigare. Ciò detto, il browser di questo QNX, di questo sistema operativo, è fantastico, veramente uno dei migliori browser che io abbia mai provato, sia come velocità, supporta il flash tranquillamente, non ha nessun problema ad aprire per esempio anche le videoprove di telefonio.net, molto veloce sia nella rotazione della pagina sia nella renderizzazione delle pagine, e cosa molto bella è che per esempio quando io apro un video qui in background, se io metto in background il browser, come vedete, continua a girare il video, quindi è un vero e proprio multitasking. Ciò detto, chiudiamo il browser Bridge, adesso mi sono scollegato dal BlackBerry. Anche il mondo dell'applicazione di BlackBerry funziona solamente sotto Wi-Fi. Se siamo in Bridge, per esempio, non possiamo entrare nel market. E questo è un altro problema, per esempio sono in giro e non ho il BlackBerry a portata di mano, voglio scaricarmi, sono in giro e ho solo il BlackBerry a portata di mano, ho solo la connessione BIS, voglio scaricarmi un'applicazione, non lo posso fare perché funziona solo sotto Wi-Fi. E purtroppo anche il nuovo BlackBerry OS 7, soprattutto nel 9009, non ha la funzionalità tethering Wi-Fi, per ora, perché pare verrà implementata un pochino più avanti. Le applicazioni non sono tantissime, ce n'è qualcuna simpatica, queste sono le applicazioni che abbiamo scaricato. Problema per Facebook, per BlackBerry, in quanto in questo periodo non solo a me ma a molti utenti di Playbook si chiude in automatico crescendo, molto spesso quando si naviga in Facebook. Per quanto riguarda la parte multimediale, qui invece un applauso a BlackBerry, intanto lascio aperto sotto l'applicazione. Fotocamera da 5 megapixel, discreta, provate a guardare le foto che abbiamo caricato sul sito. 5 megapixel posteriore, 3 anteriore per le videochiamate, ovviamente videochiamate VoIP, non c'è Skype purtroppo, ma dobbiamo usare la video chat nativa di Playbook, eccola qui, fatta molto bene, ma funziona solamente con altri utenti che dispongono di Playbook. Dicevamo, fotocamera posteriore più anteriore da 3 megapixel, quindi HD anche davanti. Come dicevo prima, nelle applicazioni, tirando giù, si palesa il menu, ecco qua, per esempio possiamo decidere qua il tipo di stabilizzazione piuttosto che di scena, possibilità di girare video a 1080p anche con la camera anteriore, ma andiamo nella parte video, vi faccio vedere il video che ho girato, eccolo qui. Video 1080p abbastanza buono, non è presente l'autofocus ma nei video si sente poco la mancanza. Andiamo nella galleria, eccola qua, delle immagini, tanto lascio in background il video, ovviamente quando apriamo un'altra applicazione si ferma, però basta un tap per esempio per riprenderlo. Come vedete, un multitasking e un processore dual core da 1 GHz che funzionano davvero molto molto bene. Vi faccio vedere la mia solita immagine di test, presente il pinch to zoom, il doppio tap, e anche qua come vedete la velocità di visualizzazione della galleria è davvero notevole, anche il pan non ha nessun tipo di problema particolare. Quindi chiudiamo le immagini, chiudiamo i video, apriamo il menu perché nei video voglio far vedere i classici video di test che utilizzo. Andiamo in tutti i video. Questo è un video 1080p, il tablet si collega tranquillamente al PC o al Mac che viene visto come archivio di massa. Vedete, fluidità di questo 1080p decisamente buona, anche l'audio è buono.
musica, anche qui siamo a dei buoni livelli. Apriamo Bublé Moondance, anche qua buono l'audio, audio stereo, due altoparlanti. Chiudiamo, molto comodo e mutuato da WebOS questo multitasking, molto veloce e molto pratico. Insomma, cosa dire di questo playbook? Ah, prima di farvi un paio di conclusioni, volevo farvi vedere come funzionano Sheet2Go, Word2Go, quindi la suite Office del playbook. Funziona molto bene, non c'è nessun problema, possibilità di andare nella modalità di modifica, quindi anche qui possiamo modificare tranquillamente i nostri fogli, sia Word sia Excel. Anche i PowerPoint vengono letti bene, e anche Acrobat Reader funziona bene grazie probabilmente al processore. Noi abbiamo aperto un PDF molto pesante e lo abbiamo gestito tranquillamente senza nessun problema. Qui vedete le icone di Gmail, Hotmail e American Online, ma sono semplicemente dei link web. Infatti se clicchiamo su una di queste icone ci porta alla classica visualizzazione web delle mail. Ovviamente la webmail funziona. Non c'è un client nativo, ma bisogna collegarlo al BlackBerry in Bridge per avere questa funzionalità. Sinceramente è un prezzo di 500 euro per il 16 GB e di 580 euro per il 32 GB. Io non mi sento di consigliarlo, se non che ne facciate un uso prettamente per la navigazione web, o se lo abbinate a uno smartphone BlackBerry con i però punti domanda che abbiamo evidenziato prima. Questo playbook non sostituisce lo smartphone, né un'estensione ovviamente solo di BlackBerry. Se questo sia utile o meno lascio a voi giudicare. Io 650 euro li spenderei diversamente. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.